10.000 anni fa, una gigantesca meteorite cadde sulla Terra, causando, con l'impatto, lo spostamento dell'asse terrestre di ben 2.000 chilometri. Ne conseguì un vero e proprio cataclisma che sconvolse l'intero pianeta. A violenti terremoti e terribili eruzioni vulcaniche fecero seguito piogge scroscianti e l'innalzamento dei mari. L'evento è stato documentato scientificamente. Una prova per tutte. In Antartide sono state scoperte intere foreste fossili di betulle, faggi ed altri alberi che vivono in zone temperate, il che conferma il disassamento terrestre avvenuto a suo tempo. Questa catastrofe terrestre è ancora oggi ricordata da molte popolazioni da ben 70 leggende tramandate di generazione in generazione. In esse viene ricordata anche la scomparsa, a causa di questo cataclisma, di un continente chiamato Atlantide, abitato da una civiltà evoluta. Di Atlantide, situata fra l'Africa e le Americhe, ne parla con dovizia di informazioni anche Platone, Sucrizia e il Timeo. Alcuni ricercatori sostengono che i pochi superstiti di questa civiltà perduta siano riusciti a raggiungere con mezzi diversi altre terre emerse e a tentare di ricreare dal nulla nuovi insediamenti valorizzando le esperienze vissute. Proverebbe questo fatto la simultaneità dell'avvento dell'agricoltura in molte località del pianeta. Testimoniano a favore di queste univoche realtà, tramandate da millenni, anche alcuni reperti, strutture e manufatti in cui si possono trovare somiglianze di stili, di metodi lavorativi, di monumenti e tradizioni in molti siti disseminati su tutto il globo. Alcune leggende ricordano, anche sotto nomi diversi, la figura di Noè con la sua arca come salvatore dell'umanità dal castigo divino. Molti punti oscuri esistono ancora nella storia dell'umanità, interrogativi che non hanno ancora avuto una risposta, manufatti che risalgono alla preistoria o monumenti che ancora oggi non ci hanno svelato le loro tecniche di costruzione. Oltre gli ufologi e gli amanti della fantascienza, alcuni ricercatori credono che in alcuni periodi della breve storia dell'umanità, quantificabile in 15.000 anni, possano essere apparsi sulla Terra esseri evoluti, venuti da pianeti lontani, con fini amichevoli e forse di studio. Già nei graffiti della preistoria troviamo testimonianze sorprendenti, come in quelli rilevati dallo studioso francese Michel Aimé nelle caverne del Limosino, nella Francia centro-occidentale. Si tratta di disegni che vanno dai 30.000 ai 10.000 anni avanti Cristo, la cui attendibilità è indiscutibile, che ci portano a pensare che gli uomini di quel periodo ritraessero, oltre mammut, bisonti e altri quadrupedi, anche oggetti per loro inconsueti, che oggi ci fanno meditare. Chi di noi obiettivamente non vede in questi graffiti le linee di navi spaziali? Immagini simili si trovano, con altri graffiti, in alcune grotte della Spagna, non lontano dalle famose pitture di Altamira. Non è da escludere che una civiltà galattica evoluta già 15-20.000 anni fa abbia inviato sulla Terra navi spaziali per studiare la nascita e l'evoluzione della nostra specie. Con la stessa dovizia con cui i nostri antenati disegnarono gli animali che li attorniavano, così hanno descritto quegli strani veicoli che avevano portato dal cielo le deità sconosciute. Negli stessi scritti tibetani Kanju si parla di dei scesi dal cielo in sfere volanti e splendenti. Facendo un balzo nello spazio e nel tempo, analizziamo un'altra testimonianza scoperta negli anni 30 nel sud del Messico. Nel tempio piramidale di Palenque, città sacra dei Maya, si apre un antro le cui pareti sono decorate da bassorilievi. Analizziamo con attenzione quello detto dell'astronauta. Un uomo è racchiuso in una capsula spaziale che posteriormente emette delle fiamme. Il pilota sta agendo con le mani su dei comandi. Il piede sinistro sta premendo su una leva. Sulla testa porta un casco munito di un'antenna e dal quale partono dei tubicini. Il suo sguardo osserva uno strumento. La struttura anteriore della capsula, sia pure stilizzata, richiama alla memoria le Soyuz sovietiche e le Gemini statunitensi. L'abbigliamento del pilota e la posizione in cui si trova sono accostabili a quelle di un astronauta moderno.
Nel bassorilievo ci sono almeno una decina di precisi riferimenti alle navette degli anni 60 e 70. Soffermandoci sui graffiti e manufatti che si richiamano alla venuta di esseri extraterrestri sulla Terra, ricordiamo le statuette messicane della cultura Olmeca, a fianco delle quali appaiono colonnine cilindriche, dette lance per trafiggere il cielo. Sono forse tute e caschi spaziali della preistoria quelli che appaiono nei graffiti del Tassili? Non si discostano molto come raffigurazione da quelli della Valcamonica. Risale alla preistoria anche questa stele di Castionetto, in Valtellina, interpretata come l'immagine di un astronauta che impugna uno strumento dal lungo manico. Le linee della testa, che sembra coperta da un casco, ricordano quelle della maschera spaziale di Palenque, in Messico. Secondo molti ricercatori, non si tratta di un univoco stile espressionistico, ma di un'identica tipologia di esseri che sono apparsi nelle più disparate zone del pianeta. Dalla stele della Lunigiana, alla testa dell'astronauta etrusco del Museo di Assisi, agli spaziali delle Cicladi, ai tre idoli d'ambra della Prussia, ai fratelli del fulmine australiani con caschi e calzature d'astronauti, alla testa azteca del Cavaliere dell'Aquila. E l'elencazione potrebbe continuare, ponendoci l'interrogativo: pure coincidenze o indiscutibili testimonianze della venuta sulla Terra degli extraterrestri migliaia di anni fa? Ma vi sono anche località che, secondo alcuni studiosi, hanno attinenza con i contatti extraterrestri. L'altopiano di Nazca, sulle Ande peruviane, lungo 60 km e largo 1,5 km, ha le caratteristiche di un vero e proprio cosmodromo. Fantascienza o realtà? Tutta l'area è costellata da vere e proprie piste di atterraggio e di decollo e da grandi disegni visibili solo dall'aereo. Chi tracciò queste piste e i disegni? E perché? Può darsi che in tempi lontani approdassero qui i cosiddetti dei venuti dallo spazio? Chi insegnò ai peruviani a costruire mura gigantesche come quelle di Cuzco, Machu Picchu e Sacsayhuaman se non disponevano di attrezzi di metallo? Con quali mezzi trasportarono, innalzarono e fecero combaciare alla perfezione massi di pietra ciclopici? A Tiahuanaco, in Bolivia, nei pressi del lago Titicaca, a 3.855 metri, si trovano i resti di un'antica civiltà. La Porta del Sole della città, scolpita in un unico blocco di roccia pesante 18 tonnellate, è uno dei più importanti monumenti delle civiltà precolombiane. Le incisioni ricordano la storia di Oriana, una splendida donna che atterrò quassù a bordo di una nave spaziale e divenne la grande madre della Terra. Dopo aver dato alla luce 70 figli, dal Tempio del Sole ritornò nelle sfere celesti. Non meno importante della Porta del Sole è il Grande Idolo, un blocco di arenaria rossa alto 8 metri, come altri colossi ricoperti di simboli che rivelano una buona conoscenza astronomica sulla sfericità della Terra. A Tiahuanaco è stato trovato un calendario che dà la posizione della Luna a ogni ora del giorno, tenendo conto della posizione della Terra. Come hanno potuto gli abitanti di questa città raggiungere una così vasta conoscenza scientifica? Ovunque si volga lo sguardo sui grandi monumenti del passato, non troviamo una risposta adeguata su come fu possibile realizzare opere che hanno sfidato il tempo per millenni. In tutto il mondo, dal Messico alla Colombia, al Perù, al Cile, dall'Africa al Nord Europa, si ergono opere maestose di cui non si sa spiegare come siano state fatte per la loro mole e la complessità delle strutture. Molte di queste colossali costruzioni, anche distanti migliaia di chilometri, hanno tra loro una certa attinenza strutturale, ideologica e scientifica. Lo scrittore Peter Colosimo fece una sorprendente comparazione fra la piramide del Sole, messicana, e la piramide di Cheope, egizia. La base del monumento messicano ha le stesse misure di quella di Cheope, 225 metri per 220, e l'altezza, 73 metri, corrisponde alla metà di quest'ultima, il che alimenta l'idea di strette relazioni fra la civiltà americana e quella egizia. Come vogliono le leggende, anche questi luoghi furono visitati dalle deità venute dallo spazio per illuminare le menti di questi due popoli? O furono gli esperti sopravvissuti alla catastrofe di Atlantide a divulgare le loro conoscenze?
Ma come vuole una diffusa teoria, anche Atlantide fu fondata da entità extraterrestri, quindi la matrice dovrebbe essere sempre la stessa. La storia dell'umanità, dal Paleolitico a oggi, vanta una casistica notevole di avvistamenti e di contatti con gli extraterrestri. Molti sono i luoghi visitati da umanoidi venuti dallo spazio e, come abbiamo visto, le testimonianze giunte sino a noi da tempi lontani sono molte e incontestabili. Da quelle della preistoria alla navicella spaziale trovata in un antico dipinto egizio del 1500 a.C. Al modellino di aereo spaziale ritrovato durante scavi archeologici in Colombia e risalente a 1000 anni fa. A questo disegno rupestre rinvenuto in Giappone, che ha 7000 anni. Eppure, nel IX secolo, gli uomini pensavano che la Terra fosse piatta. Nel 1400 si riteneva che la Terra fosse al centro dell'universo e che Sole, Luna e stelle ruotassero attorno ad essa. Nel 1700 gli uomini non credevano che dal cielo potessero cadere meteoriti. In cielo non c'erano pietre. Sostenevano che le meteoriti fossero pietre terrestri che erano state colpite da un fulmine. A metà del XIX secolo l'uomo non immaginava che sarebbe riuscito a volare. Il vescovo Wright diceva che il volo era riservato agli angeli. I suoi due figli, Wilbur e Orville, smentiranno poi tale affermazione. Nel 1930 il direttore dell'osservatorio di Greenwich, Sir Harold Spencer Jones, pronosticò che nessun uomo avrebbe mai messo piede sul suolo lunare. Tuttavia, già molto tempo prima che l'uomo volasse nello spazio o nell'atmosfera, si verificarono strani avvistamenti. E le varie interpretazioni date di volta in volta rispecchiano le diverse concezioni del mondo succedutesi nei secoli. Alessandro Magno e il suo esercito, per esempio, furono turbati da un paio di oggetti volanti nel 329 a.C. La maggior parte dei soldati abbandonò il campo, ma i più arditi rimasero e cercarono di colpire i dischi con frecce e sassi. Nel 1492, 4 ore prima di avvistare la costa del Nuovo Mondo, Cristoforo Colombo vide un oggetto luminoso venire dal cielo, entrare in acqua e viaggiare lentamente vicinissimo alla sua nave. Su una moneta francese coniata intorno al 1860 è rappresentato un oggetto volante a forma di disco. Secondo gli esperti, potrebbe essere stata fatta a commemorazione di un avvistamento. Anche il grande astronomo britannico Edmund Halley, da cui prende il nome la cometa, nel marzo del 1716 vide una serie di strani oggetti. Uno di questi illuminò il cielo per più di 2 ore con una luce tanto intensa da permettere ad Halley di leggere. Nel 1897 fu avvistata una nave più leggera dell'aria, dotata di eliche, di oblò, di antenne e di potenti riflettori puntati verso terra. Nel 1917, a Fatima, in Portogallo, 50.000 persone osservarono strabiliate un enorme disco d'argento che danzava nel cielo roteando. Dopo essere sceso in picchiata verso terra, risalì e scomparve verso il sole. Una notte d'estate nel 1948, Clyde Tombaugh, l'astronomo che scoprì Plutone, era seduto nel giardino della sua casa a Las Cruces, nel New Mexico, quando vide in cielo una strana navicella luminosa. Sia lui che tutti gli altri testimoni, fra i quali alcuni membri della sua famiglia, furono d'accordo nel definire l'oggetto una specie di nave e nel reputarlo un mezzo extraterrestre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti dell'aviazione alleata segnalarono avvistamenti di UFO sopra la Germania. Comparivano dal nulla e sembravano voler giocare con gli aerei. I piloti li definirono caccia di fuoco. Il maggiore dell'aviazione, Paul Deutsch, ora in pensione, raccontò ciò che accade alla sua squadriglia nel cielo del Giappone.
Uno del mio equipaggio vide qualcosa di rosso-arancione che lo seguiva sopra l'ala sinistra. Non era facile valutare la distanza, anche perché si spostava continuamente. Il capo mitragliere, che aveva il controllo di tutte le armi del B-29, sparò un paio di raffiche in quella direzione. I colpi erano andati proprio verso l'oggetto, ma non successe niente. In quel momento pensammo fosse un'arma segreta giapponese, forse inventata dai tedeschi. I tedeschi pensarono fosse un marchingegno degli alleati. Insomma, tutti pensavano che fosse di qualcun altro e nessuno sapeva cosa fosse. Il 5 dicembre 1945, una squadriglia di 5 bombardieri Torpedo Avenger, con equipaggi molto esperti, decollò dalla stazione aeronavale di Fort Lauderdale, in Florida, per un breve volo di routine. Tutti gli aerei avevano il serbatoio pieno e le condizioni atmosferiche erano ottime, ma si verificò qualcosa di strano. Il comandante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe». Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto il contatto radio si interruppe e tutti e 5 gli aerei scomparvero senza lasciare traccia. Alla ricerca dei 5 aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. Si diede inizio alla più grande operazione di ricerca della storia. Per 5 giorni, 300 aerei e 21 navi setacciarono il mare e il cielo, ma dei 6 aerei e degli equipaggi nessuna traccia. Ancora oggi la vicenda è avvolta nel mistero. Alcuni ritengono che la soluzione risieda nel fenomeno degli UFO, ma a tal proposito sorgono parecchi interrogativi. Possono esistere gli UFO? Se sì, quali forze intelligenti vi si celano? Quali sono le loro intenzioni? Sono ostili, benevoli o solo curiosi? Da dove vengono? Vengono dalla Terra o da qualcuna di quelle misteriose stelle che brillano nell'oscura vastità dello spazio? Orson Welles sosteneva che la scoperta anche di un singolo batterio su Marte o su qualsiasi altro corpo del Sistema Solare indicherebbe che l'intera catena evolutiva, cosmica, chimica, biologica, è attiva ovunque. In quel caso, l'esistenza della vita in qualsiasi parte dell'universo costituirebbe la regola più che l'eccezione. Se così fosse, potrebbero esistere altre civiltà intelligenti in grado di comunicare con noi. Ecco i risultati di un simposio su questo tema, cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo. Secondo una delle stime più ottimistiche, in una galassia ci potrebbero essere circa 1 milione di civiltà. Quindi ciò significa che in poche centinaia di stelle ci sarebbe una civiltà. Perciò, nella nostra galassia ci potrebbe essere la vita in 1 miliardo di pianeti. Quindi possiamo avere la speranza di entrare in contatto con almeno una di queste civiltà. Quando parliamo della vita fuori dalla Terra, ci riferiamo in genere a esseri intelligenti, a qualcuno insomma che assomigli al nostro io nobile. Non è da escludere che esistano esseri nettamente più evoluti di noi. Stando però ad alcune testimonianze, i dati somatici non risultano molto edificanti per i nostri gusti. Il sogno di questo evento, cosiddetto naturale, iniziò il 12 ottobre 1992, quando il programma SETI della NASA, preposto alla ricerca di intelligenze extraterrestri, diede l'avvio ad un progetto decennale da 100 milioni di dollari, il cui unico scopo era quello di rispondere a una domanda. L'uomo è solo nell'universo? Lo strumento principale del programma SETI è il radiotelescopio Arecibo di Puerto Rico, che ha un diametro di 300 metri. È il radiotelescopio più potente del mondo.
vi operano più di 100 tra fisici, astronomi, programmatori e tecnici che tengono d'occhio costantemente i pannelli di controllo nella speranza di percepire onde radio trasmesse nello spazio da esseri intelligenti. Da un recente sondaggio Gallup è risultato che una persona su due crede negli UFO. Più di 15 milioni di persone assicurano di aver visto degli UFO e fra queste 2.000 dicono di aver avuto contatti con gli occupanti delle navicelle. Cacciabombardieri e missili terra-aria hanno cercato di colpire degli UFO, ma senza ottenere risultati. Gli UFO emettono onde di energie a noi sconosciute che spesso causano avarie ai motori e ai circuiti elettrici, provocano strane e preoccupanti reazioni negli animali e, non di rado, profondi disturbi psicologici negli uomini. Hanno la capacità di materializzarsi dal nulla e più frequentemente di svanire nell'aria mentre li stiamo guardando. Sia gli occhi umani, sia i radar, hanno potuto vedere manovre aeree incredibili, come virate a 90 gradi a velocità elevatissima e registrare velocità superiori ai 25.000 km all'ora. Non possono più esserci dubbi sull'esistenza degli UFO, nemmeno per gli scettici più accaniti. Rimane una questione: da dove vengono? Se provenissero da un'altra galassia avrebbero percorso almeno 2 milioni di anni luce. Anche viaggiando alla velocità della luce, oltre 300.000 km al secondo, avrebbero impiegato 2 milioni di anni per arrivare sulla Terra. Ma supponiamo che gli UFO provengano da qualche remota stella della nostra galassia. Percorrendo 1.600.000 km al giorno, impiegherebbero 70.000 anni per raggiungere la Terra dalla stella più vicina, Alfa Centauri, che dista 40 trilioni di chilometri. Le altre stelle sono migliaia di volte più lontane di questa. Ma i viaggi nello spazio presentano anche altre complicazioni. Lo spazio non è vuoto, ma contiene gas cosmici, pulviscolo e particelle. Il premio Nobel Edward Purcell, professore ad Harvard, ricorda che se un veicolo spaziale viaggiasse alla velocità della luce, si scontrerebbe con le radiazioni emesse da questo materiale cosmico. L'impatto equivarrebbe a molte collisioni atomiche. Con l'esperienza acquisita in molti anni, si è giunti a una classificazione degli incontri con entità extraterrestri divisa in 6 distinte categorie. Incontri ravvicinati del primo tipo si riferiscono a un semplice contatto visivo con un oggetto volante non identificato. Incontri ravvicinati del secondo tipo includono sia il contatto visivo sia una prova con impronte sul terreno. Incontri ravvicinati del terzo tipo riguardano il confronto diretto con un essere o un'entità spaziale, detta a volte umanoide. Incontri ravvicinati del quarto tipo sono presunti rapimenti compiuti dall'equipaggio di un veicolo spaziale dove la persona dichiara di essere stata portata a bordo per scopi di ricerca o sperimentali. Incontri ravvicinati del quinto tipo riguardano i rapporti di individui che asseriscono di essere in personale contatto con entità extraterrestri attraverso sistemi occulti o metafisici. Incontri ravvicinati del sesto tipo implicano ferite o decessi derivanti da un incontro ravvicinato con umanoidi extraterrestri. Il 7 gennaio 1948, alla base aerea Goodman di Fort Knox, nel Kentucky, fu avvistato un oggetto volante non identificato. La torre di controllo inviò 4 jet F-51 in esplorazione. Il capo squadriglia, capitano Thomas Mantle, comunicò di aver individuato l'oggetto e lasciò la squadriglia per inseguirlo. Alcuni minuti più tardi disse alla torre: «Mi sto avvicinando per dare un'occhiata. È proprio davanti, sopra di me, e si muove ad una velocità pari alla metà della mia. Sembra un velivolo metallico gigantesco senza ali. Sto salendo a 6.000 metri e se non riuscirò ad avvicinarmi abbandonerò l'inseguimento». Queste furono le ultime parole che il capitano Mantle pronunciò. Più tardi il suo corpo fu trovato in un campo. I rottami del suo aereo erano sparsi per un raggio di 800 metri. Quell'anno ci furono molti altri avvistamenti. Nel luglio 1948, il comando aereo strategico di San Antonio comunicò al capo dell'FBI, Edgar Hoover,
che il pilota della Eastern Airlines, il secondo pilota e uno o più passeggeri avevano visto un velivolo non identificato sopra Montgomery, nell'Alabama. Il velivolo era di un tipo non convenzionale, senza ali e somigliante nell'insieme alle navi spaziali dei fumetti. Era dotato di oblò, era più grande degli aerei della Eastern Airlines e si muoveva a una velocità stimata di 4.300 km orari. La sera del 19 luglio 1952, il controllore di volo Harry Barnes dell'aeroporto nazionale di Washington rilevò sul radar sette oggetti che si muovevano lentamente. Chiamò la base aerea Andrews e seppe che anche il loro radar dava le stesse indicazioni. Furono inviati un paio di jet militari F-94 a perlustrare il cielo sopra Washington, ma non si trovò nulla. Non appena i jet invertirono la rotta, riapparvero i segnali sullo schermo radar e vi rimasero fino all'alba. Una settimana più tardi, Harry Barnes individuò altri 10 oggetti sul radar. La base aerea Andrews confermò la presenza dei medesimi oggetti anche sui suoi schermi. Barnes chiamò il Pentagono e due jet sorvolarono di nuovo Washington, ma questa volta gli UFO rimasero visibili sui radar. Uno dei piloti disse di vedere quattro luci. Poi, improvvisamente, disse che le luci stavano circondando il suo aereo. Ma subito dopo gli UFO se ne andarono e scomparvero nella notte. Il Pentagono fu sommerso dalle chiamate della stampa e il presidente Harry Truman chiese al segretario della difesa Forrestal di scoprire cosa stava succedendo. Il 27 ottobre 1952 l'FBI stilò questo memorandum. Il servizio segreto dell'aviazione è ancora convinto che i dischi volanti siano illusioni ottiche o fenomeni atmosferici, ma alcuni ufficiali dell'esercito stanno prendendo in seria considerazione la teoria delle navi interplanetarie. Il 24 dicembre 1959 l'ispettore generale dell'aviazione comunicò ai comandanti di tutte le basi aeree che i dischi volanti erano un problema serio e che il governo degli Stati Uniti aveva distribuito ai militari un opuscolo con indicazioni su come riconoscere un UFO, come descriverlo e come maneggiarne i frammenti. La gamma di testimoni che hanno visto un UFO è vastissima. Include anche personale militare dell'aviazione e della marina, marines, tecnici radar, ingegneri aeronautici, controllori aerei, astronomi, agenti dell'FBI, piloti ed equipaggi di tutte le compagnie aeree statunitensi. Il defunto dottor Allen Hynek coordinò per 18 anni le indagini sugli UFO condotte dall'aviazione e chiamate Progetto Blue Book. Venne riconosciuto come la massima autorità mondiale in ufologia. Dopo aver raccolto su computer i dati di oltre 63.000 avvistamenti, dichiarò che il fenomeno degli UFO è senza dubbio un fenomeno della nostra era. Da ciò emergono tre fatti che nessuno può negare. Il primo è che le testimonianze esistono, il secondo è che le testimonianze vengono da tutto il mondo, il terzo è che molte fra queste sono sottoscritte da persone altamente responsabili, spesso preparate scientificamente. Fra coloro che sostennero di aver visto un UFO c'era il senatore Barry Goldwater, che disse: «I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro, esistono». Il principe Filippo d'Inghilterra è un fanatico dei dischi volanti. Egli riporta meticolosamente tutti i più importanti avvistamenti di UFO su un'enorme mappa nel suo studio privato a Buckingham Palace. Il generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle forze alleate nel Sud Pacifico, credeva negli UFO al punto da commissionare una relazione che risultò poi di 20.000 pagine. Una sera d'autunno del 1969, il governatore della Georgia, Jimmy Carter, stava preparando un discorso per la cittadina di Leary quando scorse un oggetto luminoso nel cielo ad ovest. Carter descrive la sua esperienza. Eravamo una ventina di persone quando all'improvviso, era il tramonto, una luce verde apparve nel cielo di ponente. Diventò sempre più brillante e poi alla fine scomparve. Durante il suo incarico di presidente, Ronald Reagan ammise di aver visto un UFO quando era governatore della California. Accadde mentre si trovava a bordo dell'aereo del governo con sua moglie Nancy. Lo inseguirono per circa 500 chilometri, ma ad un certo punto lo persero.
Il 7 novembre 1975 scattò l'allarme alla base per il lancio di missili Minuteman di Malmstrom nel Montana. Una squadra antisabotaggio si recò immediatamente sul luogo e vide sospeso in aria un luminoso disco arancione delle dimensioni di un campo di calcio. Il disco cominciò ad alzarsi e quando raggiunse l'altitudine di 300 metri fu captato dal radar del comando aereo di difesa nordamericano. Da Great Falls nel Montana furono inviati due bombardieri F-106 per intercettare il velivolo, ma prima del loro arrivo l'oggetto volante scomparve dagli schermi radar. La sera del 25 ottobre 1973, Steven Pulanski, un giovane allevatore della Pennsylvania, e almeno altri 15 testimoni videro un oggetto luminoso sospeso sopra un campo. Steven imbracciò il fucile e uscì perché aveva sentito dei rumori. Nell'aria c'era un intenso odore di zolfo. Steven vide due creature nella penombra e, credendo che fossero ostili, sparò per aria per intimorirli, ma queste non si mossero. Sparò una seconda volta e le due figure si dileguarono nel bosco. Poco dopo, l'oggetto scintillante si alzò, scomparendo nella notte. Una pattuglia della polizia stese una relazione sull'accaduto. I testimoni raccontarono che Steven aveva ringhiato come un animale e si era frustato le braccia. Il suo cane gli era corso incontro e lui lo aveva aggredito ferocemente mettendolo in fuga. Poi svenne e dopo poco riprese i sensi. Tutti confermarono la presenza di un odore nauseante simile a quello dello zolfo. L'11 ottobre 1973 Charles Hickson e Kevin Parker stavano pescando quando dal cielo scese uno strano apparecchio che restò sospeso nell'aria. Parker svenne e Hickson rimase paralizzato, ma riuscì a vedere ciò che stava succedendo. Dalla navicella emersero due entità che presero Hickson per le braccia, lo portarono dentro l'UFO e lo esaminarono a fondo. Poi lo riportarono sulla riva del fiume. Più tardi, i due pescatori, rimessisi dal trauma, riferirono allo sceriffo quanto era accaduto. Poi furono lasciati soli nell'ufficio con un microfono nascosto. La loro conversazione rivelò che entrambi si erano molto spaventati. Parker aveva subito un trauma emotivo che lo portò a un esaurimento nervoso. Anche Hickson ebbe delle turbe psichiche per parecchio tempo. Gli incontri ravvicinati del quarto tipo, cioè di persone rapite dagli alieni e trattenute contro la loro volontà, sono i più terrificanti. Il caso più eclatante lo vissero Betty e Barney Hill la notte del 19 settembre 1961. Mentre stavano tornando a casa, videro una luce che si avvicinava, diventando sempre più intensa. Si trattava di un UFO che attraversò la strada e si fermò. Barney uscì dall'auto per rendersi conto di quanto stava succedendo e udì una voce che lo tranquillizzava. Ritornò veloce in macchina, mise in moto, imboccò l'autostrada a grande velocità e si arrestò solo a casa. Entrambi erano oppressi da incubi e visioni, perciò si rivolsero a uno psichiatra e sotto ipnosi narrarono una storia molto più strana di quella che ricordavano da svegli. Ecco il loro racconto dettagliato. Barney frenò e il motore si spense. Le creature si avvicinarono da due lati. Li condussero sul sentiero attraverso il bosco verso la navicella e li portarono a bordo, dove li sottoposero a una visita accurata. Riuscirono anche a descrivere dettagliatamente come erano i loro rapitori alieni. Betty Hill, sempre sotto ipnosi, ricordò che erano molto interessati alla sessualità umana e che comunicavano con loro attraverso una forma di telepatia che risuonava come una voce chiara all'interno delle loro teste. Dave Hunt, un giornalista ricercatore, autore di 18 libri, ha portato a termine un'inchiesta su alcuni casi di incontri ravvicinati del quarto tipo. Sostiene che nessuno sa cosa sia di preciso l'ipnosi e cosa provochi nella mente. È uno stato di coscienza alternativo, come lo yoga, sostiene. Praticato dai medici, allenta i normali collegamenti fra lo spirito e il cervello. Naturalmente, se un ipnotizzatore è abile, trasmette nel soggetto ogni tipo di suggestione. Può far credere che stiano o non stiano succedendo cose, fa credere all'ipnotizzato di avere poteri che in realtà non possiede o fa provare nuove esperienze. Può imprimere nella mente perfino dei ricordi.
Il dottor Hunt sostiene inoltre che altri esseri alieni, posto che ce ne siano lassù, potrebbero fare lo stesso con noi terrestri. Sir John Eccles, premio Nobel per la ricerca cerebrale, descrive il cervello come una macchina che può essere messa in moto da un fantasma. Intende dire che in un normale stato di coscienza lo spirito aziona il cervello. Negli stati alterati, ottenuti con lo yoga, la meditazione trascendentale e l'ipnosi, si allentano i normali collegamenti fra spirito e mente, permettendo che un altro spirito, altre entità, si interpongano e inizino a trasmettere ai neuroni del cervello, creando un universo di illusioni. È diabolico. Tutte le prove sembrano condurre a questa conclusione. Secondo Eccles, gli stessi alieni potrebbero disporre di queste proprietà. Il dottor Allen Hynek sostiene che il comportamento degli UFO e il loro apparente isolamento nello spazio e nel tempo, almeno come li misuriamo noi, ci pone di fronte a interrogativi senza risposta. Gli avvistamenti avvengono in un certo luogo, a una certa ora e per breve tempo. A volte sono apparizioni dal nulla che finiscono nel nulla. Se realmente provengono da qualche pianeta lontano, perché non si fermano più a lungo? Correvano gli anni 50. Proprio in quel periodo gli UFO entrarono di prepotenza nella storia della conquista dello spazio. Nella primavera del 1959, alcuni UFO diffusero il panico nell'aviazione sovietica, navigando per più di 24 ore sopra Sverdlovak, quartier generale di un comando tattico missilistico. Fu ordinato ad alcuni caccia di allontanarli, ma questi ebbero la meglio sui jet e, zigzagando, evitarono tutti i proiettili. Nel 1978 la navicella Salyut 6 visse un'avventura eccezionale. Fu inseguita per tre orbite da una formazione di UFO. Con una telecamera i cosmonauti riuscirono a riprendere per 20 minuti quell'incredibile incontro. Mantenendo fede a un accordo con la NASA, i sovietici inviarono all'ente spaziale americano copia del videonastro, che secondo la NASA è il miglior filmato esistente sugli UFO. La principale autorità sovietica in materia di UFO, il dottor Felix Siegel, sostiene che gli UFO hanno turbato e perfino ucciso cosmonauti sovietici. Gli astronauti statunitensi hanno incontrato degli UFO in almeno sei missioni spaziali. Il maggiore Gordon Cooper stava effettuando la sua ultima orbita attorno alla Terra e si trovava nel cielo di Perth, in Australia. Improvvisamente comunicò a terra che un disco luminoso si stava avvicinando a lui, in senso contrario alla navicella. Alla stazione di controllo, 200 persone videro sui monitor l'oggetto che si avvicinava a Cooper. Poi, con una veloce virata, si allontanò e scomparve nello spazio. Molti casi come questo si ripeterono nel corso di altre missioni spaziali statunitensi. Alcuni oggetti volanti si sono accostati alle capsule Gemini prima e successivamente agli shuttle, allontanandosi poi ad alta velocità. Nel 1965 il maggiore McDavid riprese uno di questi oggetti che si era avvicinato alla sua capsula in orbita sopra l'Oceano Pacifico. La fotografia, pubblicata dall'Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale, mostra chiaramente un oggetto luminoso e ovale che lascia una traccia, visibile come una scia di propulsione. Seguirono altri incontri spaziali. L'astronauta Edgar Mitchell era tanto convinto dell'esistenza degli UFO che si ritirò dal programma per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca. Durante la prima missione lunare, la stazione di controllo registrò strani rumori nella navicella Apollo 11. Da bordo comunicavano: qui Apollo 11, ancora nessuna spiegazione per i rumori che sentite anche voi. I rumori si interruppero. Gli UFO hanno tallonato molte missioni statunitensi. Ufologi affidabili sostengono che nei dossier della NASA ci sono molti riferimenti e dati di incontri ravvicinati con degli UFO. L'ente spaziale spiega questi avvistamenti come l'effetto di detriti spaziali o bagliori solari. Ma alcuni astronauti non concordano. Avvistamenti di UFO sono stati riferiti da James Lovell, Dick Slakes, James McDewitt. Durante una missione nel marzo 1989 venne intercettata da un radioamatore del Maryland la segnalazione che il pilota del Discovery, John Blaha, stava trasmettendo alla NASA a proposito di un UFO che volava nelle loro vicinanze. Teniamo l'UFO sotto controllo, dice il pilota.
la notizia dell'avvistamento si diffuse in tutto il mondo. Successivamente, gli avvistamenti e le testimonianze si susseguirono in tutto il mondo. Il 6 novembre 1990, verso il tramonto, mezza Europa ebbe modo di vedere chiaramente un'astronave di grandi dimensioni che solcava il cielo. Il comandante di un jet svizzero, Renato Del Turco, di 50 anni, in volo da Düsseldorf a Vienna, dichiarò fra l'altro: «Si trattava di una vera, grandissima astronave. Sembrava di vivere un episodio di un film di Spielberg». Molti altri testimoni oculari, anche nel nord Italia, confermarono quanto dichiarato dai piloti dell'aereo e dai passeggeri. Ma l'evento più clamoroso avvenne nel luglio del 1947 a Roswell, negli Stati Uniti. L'allevatore di bestiame Mac Brazel avvistò in un'area deserta i resti di quella che lui ritenne una nave spaziale e ne segnalò la presenza alla polizia. Fra i rottami dell'astronave sarebbero stati trovati i corpi di quattro alieni che probabilmente ne costituivano l'equipaggio. Poi il fatto cadde nell'oblio. Solo a distanza di 48 anni, nel 94, l'evento ritornò alla ribalta della cronaca con un filmato in 16 mm sull'autopsia di un presunto alieno. Sembra che l'operatore che riprese le scene dell'autopsia abbia affidato le pellicole da lui impressionate a un mediatore, che a sua volta le ha vendute a quotazioni elevate alle più importanti televisioni mondiali. L'evento suscitò notevole scalpore e dure polemiche fra gli ufologi e molti scienziati, i primi sostenitori dell'autenticità delle immagini filmate, giudicate invece un falso dai secondi. Il Pentagono si astenne dall'esprimersi o dal contestare l'autenticità del filmato. Più noi analizziamo le prove che vengono raccolte in tutto il mondo, afferma il noto giornalista spaziale Frank Edward, più la conclusione sembra inevitabile. L'umanità sta andando incontro all'evento più straordinario della sua storia. Stiamo contattando, o stiamo per essere contattati, da esseri intelligenti provenienti da qualche altra parte dell'universo. Ma c'è la certezza che esistono nell'universo altri pianeti abitati da esseri intelligenti? La domanda è stata posta in un'intervista televisiva al premio Nobel Carlo Rubbia, che ha così risposto. Ritengo improbabile che siamo gli unici nell'universo, perché ci sono miliardi di galassie, miliardi di soli e di pianeti, ed è possibile che da qualche parte la vita esista o sia esistita. È possibile che questa gente non riesca a comunicare con noi, perché il segnale che usa potrebbe essere ad esempio un laser, mentre noi operiamo con onde radio e i nostri strumenti non sono capaci di riceverli. Comunque ritengo che entro 10-20 anni riceveremo qualche segnale, anche perché i radiotelescopi sono mezzi meravigliosi che stanno evolvendosi in modo rimarchevole. Sul finire del 1994, la stampa internazionale, non solo scientifica, ha diffuso una notizia relativa all'ipotesi che nello spazio esistano altri pianeti abitati. In sostanza, un gruppo di ricercatori statunitensi ha potuto accertare che oltre agli amminoacidi di origine inorganica, scoperti da tempo negli spazi interstellari, in una nube molecolare galattica esiste anche la glicina. Ciò confermerebbe che queste strutture fondamentali per la vita esistono in tutto l'universo. Secondo molti scienziati, è da escludere che esseri alieni possano raggiungere il nostro pianeta, anche se le loro navi viaggiassero alla velocità della luce. Da uno dei pianeti a noi più vicini dovrebbero impiegare non meno di 70-80 mila anni per raggiungerci. Ma non è forse una presunzione il pretendere di usare parametri e valutazioni strettamente terrestri nel contesto di un discorso relativo all'universo che è infinito? Gli UFO, comunque, sono un fenomeno e una realtà incontestabile che coinvolgono l'umanità da millenni. Troppo numerose sono le testimonianze e le documentazioni per poterlo smentire. Potranno un giorno le nuove teorie dell'astrofisica scoprire le leggi fisiche e cosmiche che consentono ai nostri simili disseminati nell'universo di venire a visitarci quando e come vogliono? O saranno gli stessi alieni a documentarcelo con un contatto ufficiale e chiarificatore? Quel giorno potrebbe essere meno lontano di quanto si possa credere, senza fare della fantascienza.
Ancora oggi ricordata da molte popolazioni, da ben 70 leggende tramandate di generazione in generazione. In esse viene ricordata anche la scomparsa, a causa di questo cataclisma, di un continente chiamato Atlantide, abitato da una civiltà evoluta. Di Atlantide, situata fra l'Africa e le Americhe, ne parla con dovizia di informazioni anche Platone, Sucrizia e il Timeo. Alcuni ricercatori sostengono che i pochi superstiti di questa civiltà perduta siano riusciti a raggiungere con mezzi diversi altre terre emerse e a tentare di ricreare dal nulla nuovi insediamenti valorizzando le esperienze vissute. Proverebbe questo fatto la simultaneità dell'avvento dell'agricoltura in molte località del pianeta. Testimoniano a favore di queste univoche realtà, tramandate da millenni, anche alcuni reperti, strutture e manufatti in cui si possono trovare somiglianze di stili, di metodi lavorativi, di monumenti e tradizioni in molti siti disseminati su tutto il globo. Alcune leggende ricordano, anche sotto nomi diversi, la figura di Noè con la sua arca come salvatore dell'umanità dal castigo divino. Molti punti oscuri esistono ancora nella storia dell'umanità, interrogativi che non hanno ancora avuto una risposta, manufatti che risalgono alla preistoria o monumenti che ancora oggi non ci hanno svelato le loro tecniche di costruzione. Oltre gli ufologi e gli amanti della fantascienza, alcuni ricercatori credono che in alcuni periodi della breve storia dell'umanità, quantificabile in 15.000 anni, possano essere apparsi sulla Terra esseri evoluti, venuti da pianeti lontani, con fini amichevoli e forse di studio. Già nei graffiti della preistoria troviamo testimonianze sorprendenti, come in quelli rilevati dallo studioso francese Michel Aimé nelle caverne del Limosino, nella Francia centro-occidentale. Si tratta di disegni che vanno dai 30.000 ai 10.000 anni avanti Cristo, la cui attendibilità è indiscutibile, che ci portano a pensare che gli uomini di quel periodo ritraessero, oltre mammut, bisonti e altri quadrupedi, anche oggetti per loro inconsueti, che oggi ci fanno meditare. Chi di noi obiettivamente non vede in questi graffiti le linee di navi spaziali? Immagini simili si trovano, con altri graffiti, in alcune grotte della Spagna, non lontano dalle famose pitture di Altamira. Non è da escludere che una civiltà galattica evoluta già 15-20.000 anni fa abbia inviato sulla Terra navi spaziali per studiare la nascita e l'evoluzione della nostra specie. Con la stessa dovizia con cui i nostri antenati disegnarono gli animali che li attorniavano, così hanno descritto quegli strani veicoli che avevano portato dal cielo le deità sconosciute. Negli stessi scritti tibetani Kanju si parla di dei scesi dal cielo in sfere volanti e splendenti. Facendo un balzo nello spazio e nel tempo, analizziamo un'altra testimonianza scoperta negli anni 30 nel sud del Messico. Nel tempio piramidale di Palenque, città sacra dei Maya, si apre un antro le cui pareti sono decorate da bassorilievi. Analizziamo con attenzione quello detto dell'astronauta. Un uomo è racchiuso in una capsula spaziale che posteriormente emette delle fiamme. Il pilota sta agendo con le mani su dei comandi. Il piede sinistro. Diecimila anni fa, una gigantesca meteorite cadde sulla Terra, causando, con l'impatto, lo spostamento dell'asse terrestre di ben 2.000 chilometri. Ne conseguì un vero e proprio cataclisma che sconvolse l'intero pianeta. A violenti terremoti e terribili eruzioni vulcaniche fecero seguito piogge scroscianti e l'innalzamento dei mari. L'evento è stato documentato scientificamente, una prova per tutte. In Antartide sono state scoperte intere foreste fossili di betulle, faggi ed altri alberi che vivono in zone temperate, il che conferma il disassamento terrestre avvenuto a suo tempo.
Questa catastrofe terrestre sta premendo su una leva. Sulla testa porta un casco munito di un'antenna e dal quale partono dei tubicini. Il suo sguardo osserva uno strumento. La struttura anteriore della capsula, sia pure stilizzata, richiama alla memoria le Soyuz sovietiche e le Gemini statunitensi. L'abbigliamento del pilota e la posizione in cui si trova sono accostabili a quelle di un astronauta moderno. Nel bassorilievo ci sono almeno una decina di precisi riferimenti alle navette degli anni 60 e 70. Soffermandoci sui graffiti e manufatti che si richiamano alla venuta di esseri extraterrestri sulla Terra, ricordiamo le statuette messicane della cultura Olmeca, a fianco delle quali appaiono colonnine cilindriche dette lance per trafiggere il cielo. Sono forse tute e caschi spaziali della preistoria quelli che appaiono nei graffiti del Tassili? Non si discostano molto come raffigurazione da quelli della Valcamonica. Risale alla preistoria anche questa stele di Castionetto, in Valtellina, interpretata come l'immagine di un astronauta che impugna uno strumento dal lungo manico. Le linee della testa, che sembra coperta da un casco, ricordano quelle della maschera. Improvvisamente comunicò a terra che un disco luminoso si stava avvicinando a lui, in senso contrario alla navicella. Alla stazione di controllo, 200 persone videro sui monitor l'oggetto che si avvicinava a Cooper. Poi, con una veloce virata, si allontanò e scomparve nello spazio. Molti casi come questo si ripeterono nel corso di altre missioni spaziali statunitensi. Alcuni oggetti volanti si sono accostati alle capsule Gemini prima e successivamente agli shuttle, allontanandosi poi ad alta velocità. Nel 1965 il maggiore McDavid riprese uno di questi oggetti che si era avvicinato alla sua capsula in orbita sopra l'Oceano Pacifico. La fotografia, pubblicata dall'Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale, mostra chiaramente un oggetto luminoso e ovale che lascia una traccia, visibile come una scia di propulsione. Seguirono altri incontri spaziali. L'astronauta Edgar Mitchell era tanto convinto dell'esistenza degli UFO che si ritirò dal programma per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca. Durante la prima missione lunare, la stazione di controllo registrò strani rumori nella navicella Apollo 11. Da bordo comunicavano: «Qui Apollo 11, ancora nessuna spiegazione per i rumori che sentite anche voi». I rumori si interruppero. Gli UFO hanno tallonato molte missioni statunitensi. Ufologi affidabili sostengono che nei dossier della NASA ci sono molti riferimenti e dati di incontri ravvicinati con degli UFO. L'ente spaziale spiega questi avvistamenti come l'effetto di detriti spaziali o bagliori solari. Ma alcuni astronauti non concordano. Avvistamenti di UFO sono stati riferiti da James Lovell, Dick Slakes, James McDewitt. Durante una missione nel marzo 1989 venne intercettata da un radioamatore del Maryland la segnalazione che il pilota del Discovery, John Blaha, stava trasmettendo alla NASA a proposito di un UFO che volava nelle loro vicinanze. Teniamo l'UFO sotto controllo, dice il pilota. La notizia dell'avvistamento si diffuse in tutto il mondo. Successivamente, gli avvistamenti e le testimonianze si susseguirono in tutto il mondo. Il 6 novembre 1990, verso il tramonto, mezza Europa ebbe modo di vedere chiaramente un'astronave di grandi dimensioni che solcava il cielo. Il comandante di un jet svizzero, Renato Del Turco, di 50 anni, in volo da Düsseldorf a Vienna, dichiarò fra l'altro: «Si trattava di una vera, grandissima astronave. Sembrava di vivere un episodio di un film di Spielberg». Molti altri testimoni oculari, anche nel nord Italia, confermarono quanto dichiarato dai piloti dell'aereo. Yoga, la meditazione trascendentale e l'ipnosi si allentano i normali collegamenti fra spirito e mente, permettendo che un altro spirito, altre entità, si interpongano e inizino a trasmettere ai neuroni del cervello, creando un universo di illusioni. È diabolico. Tutte le prove sembrano condurre a questa conclusione. Secondo Eccles, gli stessi alieni potrebbero disporre di queste proprietà. Il dottor Allen Hynek sostiene che il comportamento degli UFO e il loro apparente isolamento nello spazio e nel tempo, almeno come li misuriamo noi, ci pone di fronte a interrogativi senza risposta. Gli avvistamenti avvengono in un certo luogo, a una certa ora e per breve tempo.
A volte sono apparizioni dal nulla che finiscono nel nulla. Se realmente provengono da qualche pianeta lontano, perché non si fermano più a lungo? Correvano gli anni 50. Proprio in quel periodo gli UFO entrarono di prepotenza nella storia della conquista dello spazio. Nella primavera del 1959, alcuni UFO diffusero il panico nell'aviazione sovietica, navigando per più di 24 ore sopra Sverdlovak, quartier generale di un comando tattico missilistico. Fu ordinato ad alcuni caccia di allontanarli, ma questi ebbero la meglio sui jet e, zigzagando, evitarono tutti i proiettili. Nel 1978, la navicella Salyut 6 visse un'avventura eccezionale. Fu inseguita per tre orbite da una formazione di UFO. Con una telecamera, i cosmonauti riuscirono a riprendere per 20 minuti quell'incredibile incontro. Mantenendo fede a un accordo con la NASA, i sovietici inviarono all'ente spaziale americano copia del videonastro, che secondo la NASA è il miglior filmato esistente sugli UFO. La principale autorità sovietica in materia di UFO, il dottor Felix Siegel, sostiene che gli UFO hanno turbato e perfino ucciso cosmonauti sovietici. Gli astronauti statunitensi hanno incontrato degli UFO in almeno 6 missioni spaziali. Il maggiore Gordon Cooper stava effettuando la sua ultima orbita attorno alla Terra e si trovava nel cielo di Perth, in Australia. Improvvisamente comunicò a terra che un disco luminoso si stava avvicinando a lui, in senso contrario alla navicella. Alla stazione di controllo, 200 persone videro sui monitor l'oggetto che si avvicinava a Cooper. Poi, con una veloce virata, si allontanò e scomparve nello spazio. Molti casi come questo si ripeterono nel corso di altre missioni spaziali statunitensi. Alcuni oggetti volanti si sono accostati alle capsule Gemini prima e successivamente agli shuttle, allontanandosi poi ad alta velocità. Nel 1965 il maggiore McDavid riprese uno di questi oggetti che si era avvicinato alla sua capsula in orbita sopra l'Oceano Pacifico. La fotografia, pubblicata dall'amministrazione 45, una squadriglia di 5 bombardieri Torpedo Avenger con equipaggi molto esperti, decollò dalla stazione aeronavale di Fort Lauderdale, in Florida, per un breve volo di routine. Tutti gli aerei avevano il serbatoio pieno e le condizioni atmosferiche erano ottime, ma si verificò qualcosa di strano. Il comandante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe». Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto, il contatto radio si interruppe e tutti e 5 gli aerei scomparvero senza lasciare traccia. Alla ricerca dei 5 aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. Si diede inizio alla più grande operazione di ricerca della storia. Per 5 giorni, 300 aerei e 21 navi setacciarono il mare e il cielo, ma dei 6 aerei e degli equipaggi nessuna traccia. Ancora oggi la vicenda è avvolta nel mistero. Alcuni ritengono che la soluzione risieda nel fenomeno degli UFO, ma a tal proposito sorgono parecchi interrogativi. Possono esistere gli UFO? Se sì, quali forze intelligenti vi si celano? Quali sono le loro intenzioni? Sono ostili, benevoli o solo curiosi? Da dove vengono? Vengono dalla Terra o da qualcuna di quelle misteriose stelle che brillano nell'oscura vastità dello spazio? Orson Welles sosteneva che la scoperta anche di un singolo batterio su Marte o su qualsiasi altro corpo del Sistema Solare indicherebbe che l'intera catena evolutiva, cosmica, chimica, biologica, è attiva ovunque. In quel caso, l'esistenza della vita in qualsiasi parte dell'universo costituirebbe la regola più che l'eccezione. Se così fosse, potrebbero esistere altre civiltà intelligenti in grado di comunicare con noi.
Ecco i risultati di un simposio su questo tema, cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo. Secondo una delle stime più ottimistiche, in una galassia ci potrebbero essere circa 1 milione di civiltà. Quindi ciò significa che in poche centinaia di stelle ci sarebbe una civiltà. Perciò, nella nostra galassia, la teoria delle navi interplanetarie. Il 24 dicembre 1959, l'ispettore generale dell'aviazione comunicò ai comandanti di tutte le basi aeree che i dischi volanti erano un problema serio e che il governo degli Stati Uniti aveva distribuito ai militari un opuscolo con indicazioni su come riconoscere un UFO, come descriverlo e come maneggiarne i frammenti. La gamma di testimoni che hanno visto un UFO è vastissima. Include anche personale militare dell'aviazione e della marina, marines, tecnici radar, ingegneri aeronautici, controllori aerei, astronomi, agenti dell'FBI, piloti ed equipaggi di tutte le compagnie aeree statunitensi. Il defunto dottor Allen Hynek coordinò per 18 anni le indagini sugli UFO condotte dall'aviazione e chiamate Progetto Blue Book. Venne riconosciuto come la massima autorità mondiale in ufologia. Dopo aver raccolto su computer i dati di oltre 63.000 avvistamenti, dichiarò che il fenomeno degli UFO è senza dubbio un fenomeno della nostra era. Da ciò emergono 3 fatti che nessuno può negare. Il primo è che le testimonianze esistono, il secondo è che le testimonianze vengono da tutto il mondo, il terzo è che molte fra queste sono sottoscritte da persone altamente responsabili, spesso preparate scientificamente. Fra coloro che sostennero di aver visto un UFO c'era il senatore Barry Goldwater, che disse: «I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro, esistono». Il principe Filippo d'Inghilterra è un fanatico dei dischi volanti. Egli riporta meticolosamente tutti i più importanti avvistamenti di UFO su un'enorme mappa nel suo studio privato a Buckingham Palace. Il generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle forze alleate nel Sud Pacifico, credeva negli UFO al punto da commissionare una relazione che risultò poi di 20.000 pagine. Una sera d'autunno del 1969, il governatore della Georgia, Jimmy Carter, stava preparando un discorso per la cittadina di Leary quando scorse un oggetto luminoso nel cielo ad ovest. Carter descrive la sua esperienza. Eravamo una ventina di persone quando all'improvviso, era il tramonto, una luce verde apparve nel cielo di ponente. Diventò sempre più brillante e poi alla fine scomparve. Durante il suo incarico di presidente, Ronald Reagan ammise di aver visto un UFO quando era governatore della California. Accadde mentre si trovava a bordo dell'aereo del governo con sua moglie Nancy. Lo inseguirono per circa 500 chilometri, ma ad un certo punto lo persero. Il 7 novembre 1975 scattò l'allarme e alla mente ne costituivano l'equipaggio. Poi il fatto cadde nell'oblio. Solo a distanza di 48 anni, nel 94, l'evento ritornò alla ribalta della cronaca con un filmato in 16 mm sull'autopsia di un presunto alieno. Sembra che l'operatore che riprese le scene dell'autopsia abbia affidato le pellicole da lui impressionate a un mediatore, che a sua volta le ha vendute a quotazioni elevate alle più importanti televisioni mondiali. L'evento suscitò notevole scalpore e dure polemiche fra gli ufologi e molti scienziati, i primi sostenitori dell'autenticità delle immagini filmate, giudicate invece un falso dai secondi. Il Pentagono si astenne dall'esprimersi o dal contestare l'autenticità del filmato. Più noi analizziamo le prove che vengono raccolte in tutto il mondo, afferma il noto giornalista spaziale Frank Edward, più la conclusione sembra inevitabile. L'umanità sta andando incontro all'evento più straordinario della sua storia. Stiamo contattando, o stiamo per essere contattati, da esseri intelligenti provenienti da qualche altra parte dell'universo. Ma c'è la certezza che esistono nell'universo altri pianeti abitati da esseri intelligenti? La domanda è stata posta in un'intervista televisiva al premio Nobel Carlo Rubbia, che ha così risposto. Ritengo improbabile che siamo gli unici nell'universo, perché ci sono miliardi di galassie, miliardi di soli e di pianeti, ed è possibile che da qualche parte la vita esista o sia esistita.
È possibile che questa gente non riesca a comunicare con noi, perché il segnale che usa potrebbe essere ad esempio un laser, mentre noi operiamo con onde radio e i nostri strumenti non sono capaci di riceverli. Comunque ritengo che entro 10-20 anni riceveremo qualche segnale, anche perché i radiotelescopi sono mezzi meravigliosi che stanno evolvendosi in modo rimarchevole. Sul finire del 1994, la stampa internazionale, non solo scientifica, ha diffuso una notizia relativa all'ipotesi che nello spazio esistano altri pianeti abitati. In sostanza, un gruppo di ricercatori statunitensi ha potuto accertare che oltre agli amminoacidi di origine inorganica, scoperti da tempo negli spazi interstellari, in una nube molecolare galattica esiste anche la glicina. Ciò confermerebbe che queste strutture fondamentali per la vita esistono in tutto l'universo. Secondo molti scienziati, è da escludere che esseri alieni possano raggiungere il nostro pianeta, anche se le loro navi viaggiassero alla velocità della luce. Da uno dei pianeti a noi più vicini dovrebbero impiegare non meno di 70-80 mila anni per raggiungerci. Ma non è forse una presunzione il pretendere di usare parametri e valutazioni strettamente terrestri? Stessi scritti tibetani, Kanju, si parla di dei scesi dal cielo in sfere volanti e splendenti. Facendo un balzo nello spazio e nel tempo, analizziamo un'altra testimonianza scoperta negli anni 30 nel sud del Messico. Nel tempio piramidale di Palenque, città sacra dei Maya, si apre un antro le cui pareti sono decorate da bassorilievi. Analizziamo con attenzione quello detto dell'astronauta. Un uomo è racchiuso in una capsula spaziale che posteriormente emette delle fiamme. Il pilota sta agendo con le mani su dei comandi. Il piede sinistro Diecimila anni fa, una gigantesca meteorite cadde sulla Terra, causando, con l'impatto, lo spostamento dell'asse terrestre di ben 2000 chilometri. Ne conseguì un vero e proprio cataclisma che sconvolse l'intero pianeta. A violenti terremoti e terribili eruzioni vulcaniche fecero seguito piogge scroscianti e l'innalzamento dei mari. L'evento è stato documentato scientificamente. Una prova per tutte. In Antartide sono state scoperte intere foreste fossili di betulle, faggi ed altri alberi che vivono in zone temperate, il che conferma il disassamento terrestre avvenuto a suo tempo. Questa catastrofe terrestre sta premendo su una leva. Sulla testa porta un casco munito di un'antenna e dal quale partono dei tubicini. Il suo sguardo osserva uno strumento. La struttura anteriore della capsula, sia pure stilizzata, richiama alla memoria le Soyuz sovietiche e le Gemini statunitensi. L'abbigliamento del pilota e la posizione in cui si trova sono accostabili a quelle di un astronauta moderno. Nel bassorilievo ci sono almeno una decina di precisi riferimenti alle navette degli anni 60 e 70. Soffermandoci sui graffiti e manufatti che si richiamano alla venuta di esseri extraterrestri sulla Terra, ricordiamo le statuette messicane della cultura Olmeca, a fianco delle quali appaiono colonnine cilindriche, dette lance per trafiggere il cielo. Sono forse tute e caschi spaziali della preistoria quelli che appaiono nei graffiti del Tassili? Non si discostano molto, come raffigurazione, da quelli della Valcamonica. Risale alla preistoria anche questa stele di Castionetto, in Valtellina, interpretante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe». Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto il contatto radio si interruppe e tutti e cinque gli aerei scomparvero senza lasciare traccia.
Alla ricerca dei 5 aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarrare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. Si diede inizio alla più grande operazione di ricerca della storia. Per 5 giorni, 300 aerei e 21 navi setacciarono il mare e il cielo, ma dei 6 aerei e degli equipaggi nessuna traccia. Ancora oggi la vicenda è avvolta nel mistero. Alcuni ritengono che la soluzione risieda nel fenomeno degli UFO, ma a tal proposito sorgono parecchi interrogativi. Possono esistere gli UFO? Se sì, quali forze intelligenti vi si celano? Quali sono le loro intenzioni? Sono ostili, benevoli o solo curiosi? Da dove vengono? Vengono dalla Terra o da qualcuna di quelle misteriose stelle che brillano nell'oscura vastità dello spazio? Orson Welles sosteneva che la scoperta anche di un singolo batterio su Marte o su qualsiasi altro corpo del Sistema Solare indicherebbe che l'intera catena evolutiva, cosmica, chimica, biologica, è attiva ovunque. In quel caso, l'esistenza della vita in qualsiasi parte dell'universo costituirebbe la regola più che l'eccezione. Se così fosse, potrebbero esistere altre civiltà intelligenti in grado di comunicare con noi. Ecco i risultati di un simposio su questo tema, cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo. Secondo una delle stime più ottimistiche, in una galassia ci potrebbero essere circa 1 milione di civiltà. Quindi ciò significa che in poche centinaia di stelle ci sarebbe una civiltà. Perciò, nella nostra galassia ci potrebbe essere la vita in 1 miliardo di pianeti. Quindi possiamo avere la speranza di entrare in contatto con almeno una di queste civiltà. Quando parliamo della vita fuori dalla Terra, ci riferiamo in genere a esseri intelligenti, a qualcuno insomma che assomigli al nostro io nobile. Non è da escludere che esista. Una notte d'estate nel 1948, Clyde Tombaugh, l'astronomo che scoprì Plutone, era seduto nel giardino della sua casa a Las Cruces, nel New Mexico, quando vide in cielo una strana navicella luminosa. Sia lui che tutti gli altri testimoni, fra i quali alcuni membri della sua famiglia, furono d'accordo nel definire l'oggetto una specie di nave e nel reputarlo un mezzo extraterrestre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti dell'aviazione alleata segnalarono avvistamenti di UFO sopra la Germania. Comparivano dal nulla e sembravano voler giocare con gli aerei. I piloti li definirono caccia di fuoco. Il maggiore dell'aviazione, Paul Deutsch, ora in pensione, raccontò ciò che accadde alla sua squadriglia nel cielo del Giappone. Uno del mio equipaggio vide qualcosa di rosso-arancione che lo seguiva sopra l'ala sinistra. Non era facile valutare la distanza, anche perché si spostava continuamente. Il capo mitragliere, che aveva il controllo di tutte le armi del B-29, sparò un paio di raffiche in quella direzione. I colpi erano andati proprio verso l'oggetto, ma non successe niente. In quel momento pensammo fosse un'arma segreta giapponese, forse inventata dai tedeschi. I tedeschi pensarono fosse un marchingegno degli alleati. Insomma, tutti pensavano che fosse di qualcun altro e nessuno sapeva cosa fosse. Il 5 dicembre 1945, una squadriglia di 5 bombardieri Torpedo Avenger, con equipaggi molto esperti, decollò dalla stazione aeronavale di Fort Lauderdale, in Florida, per un breve volo di routine. Tutti gli aerei avevano il serbatoio pieno e le condizioni atmosferiche erano ottime, ma si verificò qualcosa di strano. Il comandante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe».
Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto il contatto radio si interruppe e tutti e cinque gli aerei scomparvero senza lasciare traccia. Alla ricerca dei cinque aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. È uno dei più importanti monumenti delle civiltà precolombiane. Le incisioni ricordano la storia di Oriana, una splendida donna che atterrò quassù a bordo di una nave spaziale e divenne la grande madre della Terra. Dopo aver dato alla luce 70 figli, dal Tempio del Sole ritornò nelle sfere celesti. Non meno importante della Porta del Sole è il Grande Idolo, un blocco di arenaria rossa alto 8 metri, come altri colossi ricoperti di simboli che rivelano una buona conoscenza astronomica sulla sfericità della Terra. A Tiahuanaco è stato trovato un calendario che dà la posizione della Luna a ogni ora del giorno, tenendo conto della posizione della Terra. Come hanno potuto gli abitanti di questa città raggiungere una così vasta conoscenza scientifica? Ovunque si volga lo sguardo sui grandi monumenti del passato, non troviamo una risposta adeguata su come fu possibile realizzare opere che hanno sfidato il tempo per millenni. In tutto il mondo, dal Messico alla Colombia, al Perù, al Cile, dall'Africa al Nord Europa, si ergono opere maestose di cui non si sa spiegare come siano state fatte per la loro mole e la complessità delle strutture. Molte di queste colossali costruzioni, anche distanti migliaia di chilometri, hanno tra loro una certa attinenza strutturale, ideologica e scientifica. Lo scrittore Peter Colosimo fece una sorprendente comparazione fra la piramide del Sole, messicana, e la piramide di Cheope, egizia. La base del monumento messicano ha le stesse misure di quella di Cheope, 225 metri per 220, e l'altezza, 73 metri, corrisponde alla metà di quest'ultima, il che alimenta l'idea di strette relazioni fra la civiltà americana e quella egizia. Come vogliono le leggende, anche questi luoghi furono visitati dalle deità venute dallo spazio per illuminare le menti di questi due popoli? O furono gli esperti sopravvissuti alla catastrofe di Atlantide a divulgare le loro conoscenze? Ma come vuole una diffusa teoria, anche Atlantide fu fondata da entità extraterrestri, quindi la matrice dovrebbe essere sempre la stessa. La storia dell'umanità, dal Paleolitico a oggi, vanta una casistica notevole di avvistamenti e di contatti con gli extraterrestri. Molti sono i luoghi visitati da umanoidi venuti dallo spazio e, come abbiamo visto, le testimonianze giunte sino a noi da tempi lontani sono molte e incontestabili. Da quelle della preistoria alla navicella spaziale trovata in un antico dipinto egizio del 1500 avanti Cristo. Il rosso arancione che lo seguiva sopra l'ala sinistra. Non era facile valutare la distanza, anche perché si spostava continuamente. Il capo mitragliere, che aveva il controllo di tutte le armi del B-29, sparò un paio di raffiche in quella direzione. I colpi erano andati proprio verso l'oggetto, ma non successe niente. In quel momento pensammo fosse un'arma segreta giapponese, forse inventata dai tedeschi. I tedeschi pensarono fosse un marchingegno degli alleati. Insomma, tutti pensavano che fosse di qualcun altro e nessuno sapeva cosa fosse. Il 5 dicembre 1945, una squadriglia di 5 bombardieri Torpedo Avenger, con equipaggi molto esperti, decollò dalla stazione aeronavale di Fort Lauderdale, in Florida, per un breve volo di routine. Tutti gli aerei avevano il serbatoio pieno e le condizioni atmosferiche erano ottime, ma si verificò qualcosa di strano. Il comandante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe».
Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto il contatto radio si interruppe e tutti e cinque gli aerei scomparvero senza lasciare traccia. Alla ricerca dei cinque aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. Si diede inizio alla più grande operazione di ricerca della storia. Per 5 giorni, 300 aerei e 21 navi setacciarono il mare e il cielo, ma dei 6 aerei e degli equipaggi nessuna traccia. Ancora oggi la vicenda è avvolta nel mistero. Alcuni ritengono che la soluzione risieda nel fenomeno degli UFO, ma a tal proposito sorgono parecchi interrogativi. Possono esistere gli UFO? Se sì, quali forze intelligenti vi si celano? Quali sono le loro intenzioni? Sono ostili, benevoli o solo curiosi? Da dove vengono? Vengono dalla Terra o da qualcuna di quelle misteriose stelle che brillano nell'oscura vastità dello spazio? Orson Welles sosteneva che la scoperta anche di un singolo batterio su Marte o su qualsiasi altro corpo del Sistema Solare indicherebbe che l'intera catena evolutiva. Nel 1978 la navicella Salyut 6 visse un'avventura eccezionale. Fu inseguita per 3 orbite da una formazione di UFO. Con una telecamera i cosmonauti riuscirono a riprendere per 20 minuti quell'incredibile incontro. Mantenendo fede a un accordo con la NASA, i sovietici inviarono all'ente spaziale americano copia del videonastro, che secondo la NASA è il miglior filmato esistente sugli UFO. La principale autorità sovietica in materia di UFO, il dottor Felix Siegel, sostiene che gli UFO hanno turbato e perfino ucciso cosmonauti sovietici. Gli astronauti statunitensi hanno incontrato degli UFO in almeno 6 missioni spaziali. Il maggiore Gordon Cooper stava effettuando la sua ultima orbita attorno alla Terra e si trovava nel cielo di Perth, in Australia. Improvvisamente comunicò a terra che un disco luminoso si stava avvicinando a lui in senso contrario alla navicella. Alla stazione di controllo, 200 persone videro sui monitor l'oggetto che si avvicinava a Cooper. Poi, con una veloce virata, si allontanò e scomparve nello spazio. Molti casi come questo si ripeterono nel corso di altre missioni spaziali statunitensi. Alcuni oggetti volanti si sono accostati alle capsule Gemini prima e successivamente agli shuttle, allontanandosi poi ad alta velocità. Nel 1965 il maggiore McDavid riprese uno di questi oggetti che si era avvicinato alla sua capsula in orbita sopra l'Oceano Pacifico. La fotografia pubblicata dall'Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale mostra chiaramente un oggetto luminoso e ovale che lascia una traccia visibile come una scia di propulsione. Seguirono altri incontri spaziali. L'astronauta Edgar Mitchell era tanto convinto dell'esistenza degli UFO che si ritirò dal programma per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca. Durante la prima missione lunare, la stazione di controllo registrò strani rumori nella navicella Apollo 11. Da bordo comunicavano: qui Apollo 11, ancora nessuna spiegazione per i rumori che sentite anche voi. I rumori si interruppero. Gli UFO hanno tallonato molte missioni statunitensi. Ufologi affidabili sostengono che nei dossier della NASA ci sono molti riferimenti e dati di incontri ravvicinati con degli UFO. L'ente spaziale spiega questi avvistamenti come l'effetto di detriti spaziali o bagliori solari. Ma alcuni astronauti non concordano. Avvistamenti di UFO sono stati riferiti da James Lovell, Dick Slakes, James McDewitt. Durante una missione nel marzo 1989 venne intercettata da un radioamatore del Maryland la segnalazione che il pilota del Discovery, John Blaha, stava trasmettendo alla NASA a proposito di un UFO che volava nelle loro vicinanze. Nell'oblio. Solo a distanza di 48 anni, nel 94, l'evento ritornò alla ribalta della cronaca con un filmato in 16 mm sull'autopsia di un presunto alieno. Sembra che l'operatore che riprese le scene dell'autopsia abbia affidato le pellicole da lui impressionate a un mediatore che a sua volta le ha vendute a quotazioni elevate alle più importanti televisioni mondiali.
L'evento suscitò notevole scalpore e dure polemiche fra gli ufologi e molti scienziati, i primi sostenitori dell'autenticità delle immagini filmate, giudicate invece un falso dai secondi. Il Pentagono si astenne dall'esprimersi o dal contestare l'autenticità del filmato. Più noi analizziamo le prove che vengono raccolte in tutto il mondo, afferma il noto giornalista spaziale Frank Edward, più la conclusione sembra inevitabile. L'umanità sta andando incontro all'evento più straordinario della sua storia. Stiamo contattando, o stiamo per essere contattati, da esseri intelligenti provenienti da qualche altra parte dell'universo. Ma c'è la certezza che esistono nell'universo altri pianeti abitati da esseri intelligenti? La domanda è stata posta in un'intervista televisiva al premio Nobel Carlo Rubbia, che ha così risposto. Ritengo improbabile che siamo gli unici nell'universo, perché ci sono miliardi di galassie, miliardi di soli e di pianeti, ed è possibile che da qualche parte la vita esista o sia esistita. È possibile che questa gente non riesca a comunicare con noi, perché il segnale che usa potrebbe essere ad esempio un laser, mentre noi operiamo con onde radio e i nostri strumenti non sono capaci di riceverli. Comunque ritengo che entro 10-20 anni riceveremo qualche segnale, anche perché i radiotelescopi sono mezzi meravigliosi che stanno evolvendosi in modo rimarchevole. Sul finire del 1994, la stampa internazionale, non solo scientifica, ha diffuso una notizia relativa all'ipotesi che nello spazio esistano altri pianeti abitati. In sostanza, un gruppo di ricercatori statunitensi ha potuto accertare che oltre agli amminoacidi di origine inorganica, scoperti da tempo negli spazi interstellari, in una nube molecolare galattica esiste anche la glicina. Ciò confermerebbe che queste strutture fondamentali per la vita esistono in tutto l'universo. Secondo molti scienziati, è da escludere che esseri alieni possano raggiungere il nostro pianeta, anche se le loro navi viaggiassero alla velocità della luce. Da uno dei pianeti a noi più vicini dovrebbero impiegare non meno di 70-80 mila anni per raggiungerci. Ma non è forse una presunzione il pretendere di usare parametri e valutazioni strettamente terrestri nel contesto di un discorso relativo all'universo che è infinito?